Il Palace Hotel Città di Arco ha ospitato oggi un importante incontro per celebrare gli oltre 40 anni della sua storia. Alle ore 12 si sono infatti ritrovati in 70 persone, coloro che nel passato hanno dato il loro contributo lavorativo a questa struttura. L'intento di Federico Venturini e dell'ex direttore Rino Bonetti è stato quello di dar vita ad un sereno momento di convivialità che simbolicamente può essere considerato un passaggio di consegna generazionale per il personale attuale. Erano presenti ex collaboratori, tra i quali presidenti, direttori e molti dipendenti entusiasti di partecipare all'incontro, per ricordare e ritrovare le amicizie nate sul posto di lavoro. Negli anni 70 Arco ha voluto rilanciare il turismo e questo albergo è stato il punto di riferimento di È questo stato rilancio. l'antesignano. Col Palace rinasce veramente il turismo Arco. Dopo circa 50 anni che Arco era diventato la culla della tubercolosi a livello italiano. C'erano qui a Arco circa 4.000 ricoverati nei 27 sanatori e due preventori. Uno era qui, c'era Villa Roma, che era un preventorio per bambini dai 4 ai 18 anni, e l'altro era il Bella Vista, che è lì, anche lì c'erano bambini dai 4 ai 18 anni, oltre a tutti gli altri sanatori. Negli anni 70 avevamo qui circa 4.500 presenze sanatoriali e solo 10.000 turistiche. Con la nascita del Palace inizia a invertirsi la tendenza, diminuiscono i sanatori, aumentano le presenze alberghiere. Il Palace faceva parte del rilancio turistico del progetto Arco 80. Esatto, è stato il primo a partire e dare una nuova impronta a quello che è l'arte dell'accoglienza. Qui ad Arco si coltivava soprattutto l'arte, cioè accogliere con un sorriso il cliente che viene e dimostrargli che Arco può vivere tranquillo, sereno, rilassato, divertirsi. Tutte queste cose le trovava in tutti i 12 mesi dell'anno in quel di Arco. Questo albergo quanto ha inciso nelle presenze turistiche ad Arco? Direi al 70%. Arco all'epoca aveva 10.000 presenze turistiche. Con l'avvento del Palace sono diventate subito 72.000 presenze turistiche. C'erano tanti progetti, sono stati recuperati tanti ex sanatori, portati o a case private, perché bisognava dimostrare, soprattutto alle persone della terza e quarta età, che a Arco potevano sopravvivere soprattutto nel periodo invernale, come all'epoca degli Asburgo. Cosa ricorda dei primi anni qui all'Hotel Palace? Bellissimo, bellissimo, ho lavorato tanto, però una compagnia, tutti bene, tutti proprio quando sono stata a casa ho sofferto molto. E oltre al lavoro si sono anche instaurate molte amicizie. Molte amicizie e sempre continuate anche adesso, con le amiche, me con suocera, la Lucia. La Carmela, e tutti, una bellissima amicizia che era stata. Tutti gli anni che era la cena a fine stagione, poi andavamo a ballare tutti assieme. Era stata una meraviglia, sul serio. Lei dall'85 al 2000 è stato direttore di questo albergo. E come si è evoluta la storia di questo hotel e cosa ha significato per Arco questo Hotel Palace? Ecco, diciamo anzitutto allora che il progetto Arco 80 nasce alla fine degli anni 60, inizio anni 70, pertanto l'Hotel Palace nasce, diciamo così, e viene inaugurato nella primavera del 70, e questo grazie appunto a una cordata di imprenditori e di professionisti che hanno creduto e voluto, diciamo, questo albergo per portare ad Arco un albergo di carattere proprio rappresentativo, diciamo che mancava, no? In quell'epoca gli alberghi ad Arco, diciamo così, erano quasi assenti sul territorio e il Palace Hotel diventò piano piano, se vogliamo, l'apripista, è diventato diciamo così, il faro per il turismo della località. E poi, andando avanti, chiaramente anche è nata la dieta Arco in quell'epoca lì, e con le sue diete, prima macrobiotiche, poi diete personalizzate ipocaloriche, con un turismo,
diciamo così, oltre che internazionale, anche specifico, nel senso che questo tipo di clientela, diciamo, veniva propriamente per le cure, per cui in altre parole, se non ci fosse stata questa forma di dieta, di arco, queste persone non sarebbero mai venute, diciamo così, ad arco, no? Poi i personaggi che sono transitati in questo hotel, diciamo, in quegli anni lì, erano molto personaggi illustri nel campo, nel mondo della politica, nel campo della, diciamo così, della televisione, dello sport. Naturalmente, bisogna poi aggiungere, ecco, che il Palace è stato il promotore, diciamo, il precursore, l'apripista, diciamo, del turismo, sotto, diciamo, un certo tipo di aspetto, e grazie naturalmente anche al personale che ha collaborato, e personale che devo dire che quest'oggi, proprio in questa occasione, festeggiamo questi oltre 40 anni di apertura d'Hotel Palace, e devo dire che un personale qualificato e che ha così portato anche alto il nome, diciamo, del turismo locale.